Ancora una volta, Chromatic Scale, live con la Chromatic Come Knight. sempre. Dark Souls 3 con chiunque. Io sono Icarus e qui con me c'è l'immancabile Silenzio. Buonasera. Allora. Sperando che mi si senta, perché di solito sentivo la voce quando. Allora, cominciamo subito la serata con una challenge, mettiamola così, dove un fantastico nostro amico ti ha chiesto di dargli una mano a New Game Plus 4. E noi, come potete ben vedere, siamo a livello 70. La challenge è riuscire a sconfiggere il terribile saggio di cristallo assieme a Giga Balls. Welcome. Non lo so, io sono sempre scritto come è scritto. Più nemmeno. Ma sì. Allora, un piccolo update delle nostre fantastiche capacità del nostro personaggio è stato prendere la nostra fantastica spada di Lothric oscura, in maniera da aumentare i nostri danni. Abbiamo preso poi la corona di Dusk, che aumenta i danni degli incantesimi. Run! E in più abbiamo ottenuto la piromanzia. Run! La piromanzia Serpente Nero dall'anima di Volnir. Comincia lo scontro. Sì, senza problemi. Allora, nonostante siamo benissimo. Nonostante siamo solo livello 70, ho notato che il nostro danno non è per niente male. Dobbiamo solo cercare di restare vivi. Il problema fondamentale è quello. Siamo morti entrambi e il saggio di cristallo è rimasto con un HP. Killer Gamer Italia, bentornato. No, non è vero. Credo sia un Ah, messaggio vecchio come il spero. mondo. Perché dentro ha scritto dentro generato. Non lo so. È quello vecchio.
game. Novi Gormeta. Senti, fa come vuoi. Con l'altro personaggio, quello che ho fatto per le invasioni, mi sono detto, ok, questo lo porto al meta. Cioè, ho rimasto da sconfiggere solo che 75, tipo una il roba meta è del genere. 125. No, dico di scalino. Alla mia stessa fantastica armatura che Ravenard direbbe, ah, quell'armatura da clochard. So, a me piace un sacco. Breakdance! Di stile. Tra l'altro io ho lasciato armonizzato invisibilità. Per non so quale motivo. Ma l'avevi Bonk. fatto l'altra volta? Ero andato a spasso Ah, quello per le prigioni delle di prigioni. Isildir. Uno dei posti più orribili della storia. Anche un calcio gli ho dato a questo. Ouch. Ok. Let's get this done. No, per niente. Ah, quello sì. Going to die. No, not this time. Ouch. No. Ok, I'm dead. Again. Sono morto un altro. E se no non potrebbe evocarmi. Dell'applicazione di chiamano. Sì, ho sentito, adesso vado. Ok, il mouse, no. nel senso devo solo prenderlo, ci vuole un minuto. Lo inventiamo. Vai a vedere.
O no? Babile. Il danno ce l'abbiamo, che non riusciamo a sopravvivere a colpi di questa fase balorda. Ouch! Potremmo riuscirci. Another one. No! È morto! È morto! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Point down al Crystal Sage! Oh, livello 70 contro New Game Plus 4. We did it! Let's dance. Ciao Frank, benvenuto a questo fantastico stream. È arrivato giusto per vedere tipo la challenge più veloce della storia. Sì, adesso. Per Frank dovete E rifarci. come faccio? Devo trovare qualcuno che ha il New Game Plus 4? New Game Plus 5, va. 5! Aumenta. Allora, io direi subito, immediatamente andiamo a spendere queste 1000.000 anime che non riesco a vedere quante sono. Bisogna aspettare che torni, che spawniamo. Di lei. Ta-ta! Vediamo quanto ci ha fruttato il boss New Game Plus 4. Ci ha dato 30.000 anime che non sono male. Veramente troppo bene. 90.000 anime. Adesso utilizzeremo. Non dovrei avere, ma per non perdere tempo a farmare, me le sono Welcome, I speak that. passate da un personaggio all'altro. Can take. Let these souls withdrawn from their vessels, manifestations Ma non devo fare questo, ma risanare il simbolo oscuro. Non bastano. Come passano? No. 154.000. Ah, Bene. niente simbolo oscuro fino alla fine. Vai. Altre 12.500. Tra quello New Game Plus 4. 70. C'è il simbolo oscuro. Guarda, Non fa puff.
Pensavo facesse puff. Adesso usiamo tutto il resto. Tanto, ma vediamo se riusciamo a fare almeno un livello. Assolutamente. No, non riusciamo a fare neanche un livello. Peccato, ma va bene, se non altro adesso se moriamo non ci prende più, non diventiamo più crostini. 150.000 anime per i Fashion Souls. Certo, è una Che cosa che non sopporto, è una dedizione! cosa che non sopporto. Ah, piuttosto, Farming for beauty. giusto. Ho liberato Carla. Sei ritornato invisibile dentro Certo. la prigione per liberare Ho Carla e avere le addirittura. più romanzie oscure super fighissime. Fai piromanzie. Fai malocchi. Tutte e due, sia piromanzie oscure che stregonerie che miracoli. Poi ho sbagliato. Lì. Bastardo. Qualcuno sostiene che sia la figlia. Ah, guarda che bello, possiamo comprare tante cose orribili, tipo fiamma nera, sfera di fuoco nero, seconda morte che fa esplodere i cadaveri. Del 2 è completamente inutile. In realtà ci ho visto un sacco di trappole. Rapport, Ma è legame. lentissimo, non fa niente. Vabbè, oddio, fa niente. Devi avere tipo 50 minuti. Di che cosa ci compriamo? Sfera di fuoco Cosa nero? c'è? Sfera di fuoco nero e fiamma nera come piromanzia. Ah no, c'è anche legame. Poi vabbè, la frusta di fuoco e la tempesta di fuoco. No, e poi sinceramente. No, uno slot solo costa quasi quasi, potrei farci un pensiero. Però adesso la sfera di fuoco nero mi piace. Qualsiasi forma Max di Fireball. No, menzione. abbiamo pure quella remota, quella da remoto. Togliere questa invisibilità, assolutamente. Eravamo arrivati alla capitale profana. Allora, siccome Fermati lì. critichi tanto tutte No, le eravamo dai. Vista che i ippopotami. Manus. mie. Sì, allora ci siamo arrivati. Prenderò il serpente nero. Allora, vediamo un po'. Frank, sei ancora lì? Anche. Sta lurcando. Ah, Revenard che lurca in silenzio. Proseguiamo la nostra avventura. Alla capitale profanata, ci accompagna a combattere Yorm? O Ovviamente ci sì. aspetti direttamente dalla danzatrice, visto che Yorm praticamente è un meme come boss? Yorm senza l'arma per abbatterlo. Senti, ho visto una persona che è riuscita a sconfiggere Lui con la Yorm spada senza la spezzata. Sì, spada, con la spada spezzata. Io penso è che una se ci penso persona che potrei morire di vive dentro Dark passione. Souls Potrei praticamente. morire di passione se ci penso. Ok, ci vediamo di fronte alla porta. Un'altra scala Snake da Snake Eater! Poi. Campatina a Gang City però. Mannaggia. Ecco, c'è qualcun altro? Gargoyle ovunque. Oh, come schivo. Si raggiunge con un altro personaggio. Oh, niente più Pink Floyd. Vediamo. Ok, allora. Ora sono curioso. Qui c'è un sacco di gente. Quei mimichi infiniti lì dietro l'avevamo sconfitti poi, tu ti ricordi? C'è una quantità di mimichi infinita Non mi dietro ricordo. quest'angolo. Non penso.
Allora, adesso facciamo un attimo una cosa mentre attendiamo. Facciamo due di cose. Giusto, anche la mano scura, dai. Sì. Mano scura. Oh, caspita, dobbiamo andare a prendere l'arco potente da ammazza demoni, che sarebbe Per l'arco di fare Alonne. cosa? Per il Fashion Souls, l'arco di Alonne vuoi mettere l'arco grande più forte di tutti. Ok, abbiamo finito di recuperare la nostra fantastica vita. Che dovevo... Ok. Riesco a perdermi da solo. Vabbè. Vediamo un po'. Non ricordo se... No, ci sono ancora tutti. No, no, non c'è venuto qua. Ah già, avevamo fatto semplicemente il giro. Cioè, devo perdere Vediamo. tempo. Guarda che cosa bella, guarda che ho preso. Non era mia intenzione fargli danno, volevo semplicemente attirarlo. Vedo cosa sta facendo, quindi scendi per favore. Prenderti a schiaffi. Che confusione. Pensi che io... Vai, vai! In mezzo alla mischia così. No, no, quelle piromanzie dico. Che sta Taran, facendo questo? taran. Pensavo entrasse il Ah, backstab tengo solo la invece. lanterna. Dico, dalla quale sparano palle di fuoco, raggi di fuoco, qualsiasi altro tipo di fuoco. Terza l'ho preso. A Dove? fondo, a fondo. Ok, tutti morti. Vorrebbe... Pensi che li prendo tutti? No. Anche per sogno. Adesso sì. Ragazze, mettetemi in fila però, non mi fate perdere tempo, dai. Non ho capito. No, in realtà quello è l'elmo che è così grande. Guardi, arrivi alla vita Ho praticamente messo il qua. segno davanti al boss. Perfetto, così ci darà una fantastica mano ad uccidere questi 78 mimic che ci sono qui. King Crimson. 21st Century Schizoid Man. Impossibile evocare il fantasma. No. Tutti i riferimenti musicali, in pratica, Sì. sui personaggi, figo. Perché non posso votarlo? Verrò un goccio di Estus Blu. Eccone un altro. Nel frattempo ha cambiato arma. Non troverai nemico temibile avanti. Povero Yorm, che presa in giro. Ma in verità è temibile finché non scopri che... Ma aveva un altro aspetto! Aveva una corona, ma poi è diventata Esatto! una cipolla. Sul padrone, dico lo spadone quello che usa. Ah, Quanto è bella quella mossa? quella mossa è Quello spadone bellissima. vale solo per quella mossa, guarda, tutto il resto è noia.
picchiare il mio recremisi. Dimenticato di rimettere la mano della piromanzia. Scudo della gloria, benissimo, sappiamo cosa fare. Tornando a noi. Benissimo, siamo pronti? Per Yorm. Tra l'altro io ho abbassato prima il volume audio perché non sentivo. A lui è già Sei equipaggiato. preparato? Comunque, secondo me è un peccato che quell'arma l'abbiano resa utile soltanto contro io. Era fichissimo. Sì. Cioè, io quando l'ho visto, ho detto fichi, è l'arma preferita. Fa danno solo Welcome, contro io, old friend. no? I From Software. Sì, in realtà la weapon art è utile solo Secret per of the Knights of Caterina l'illusione della have come to uphold my promise. sua arma, quella chiave del cuore. Il praticamente La bello! chiave del cioccolato. Serve solo per serve solo per aprire il vincolato. No, 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 non mentre bevo. Senti Sergi Pollone. Ho premuto per sbaglio, va bene, non è successo niente. Nessuno ha visto niente. Boom! Corri! Ehi, ragazzi, arrivo pure io. Dov'è? Troppo pesante, non lo toglierò lo scudo. Fata! Excalibur! Che è successo? M'ha steso! Excalibur! Chi ha la vita che ha con Phantom in più? Sai che in sviluppo c'era pure il set d'armatura suo? Però l'hanno tolto. Dei set nuovi per far spazio a quelli vecchi. Erdici. Long may the sunshine! E poi Grazie, Erdici. Recremisi. You are a true friend. Oh. Sei pronto per vedere il frame drop più epico della storia? Trasporta via. Perché? Cioè, motivazione che ti trasporta via qual è? Come, tra l'altro. Ma uno non se lo dovrebbe chiedere perché effettivamente gli NPC che incontri li liberi e loro si teletrasportano come Fanno su Star Trek, che non ha un cacchio di senso. Se tu guardi su qualche video in giro su YouTube, su qualche guida, no? Cioè, tipo la, mi sembra si chiami la Casual Guide to Dark Souls 3, no? Una cosa del genere. Ti dice libera Greyrat. Quando lo liberi, comincia a parlarci. Step dopo, disintegralo e siete No. che sparisce. Non capisco perché. Cioè, chi l'avrebbe uccisa? La Ah, non lo danzatrice? so. Prince Lothric is in your hands. Please.